mezzogiorno, qua tutti dormono, io sono una pazza perché insomma metto a fare la piastra, però a quest'ora si può fare, ancora è bello fresco, quindi cerchiamo di renderci un pochino più decenti. Ora, detto così, è un parolone, però insomma, diciamo. E uso il guanto, perché ogni volta mi brucio, sia con i ferri che con la piastra, quindi per precauzione usiamo il guanto. Sto facendo la sauna da questa parte, però, e niente. Boh, oggi mi va di vedermi un pochino più pettinata, almeno ci proviamo, vediamo un po'. E niente, vediamo se oggi riesco a girarvi un pochino di video. C'è anche il mio suocero che è venuto da Napoli e quindi ho un po' più di difficoltà, che lui non sa che facciamo i video. Ed è un po' più complicato, insomma. In più è tutto un fare avanti e indietro in questi giorni per le visite che devo fare. Come vi ho già detto, appunto, sono stata in pronto soccorso e quindi devo fare dei controlli. E vediamo un po' cosa viene fuori. Ormai ci costano più le zanzare che 5 bambini. È un continuo a mettere zampironi, però purtroppo non si può stare senza. Tra l'altro sono allergica pure a questi, quindi dipende che tipo compro, non posso usarli. Ora questi fortunatamente sono i Vulcano, quelli alla citronella, e posso usare o questi o quelli verdi, perché se uso quelli al geranio, mi sembra, inizio a stare male. Inizio a tossire, inizio a starnutire, inizio a grattarmi dappertutto, divento pazza. E poi la vape, ma dipende quale profumazione. Altrimenti, anzi no, scusate, la vape no, è un'altra marca. Come si chiama? Ve la faccio vedere dopo, ce l'ho nello stanzino della lavanderia. Intanto metto questo. Rieccomi. Allora, posso usare o queste alla citronella, o quelle verdi, ma mi graffia un po' la gola, però insomma queste sono quelle che preferisco tra le due. O altrimenti, non era vape, è Spira, queste qua, sempre la citronella. Altre nada de nada, inizio a starnutire, tossire, mi gonfio tutta, mi inizio a grattare, divento una pazza. Però purtroppo anche qui abbiamo problemi di allergia. Adesso basta, vado a fare colazione, non vi torturo più. Ciao!
Oppla. Faccio colazione con cose che vi avevo detto che non dovevo mangiare, ma vabbè, stamattina ci va, ci sta. Allora, biscotti ovviamente non li mangio tutti, ne mangio un po', li ho messi se arriva qualche bimbo intanto li prende mentre preparo il latte. La mia tazza, cannuccia, cucchiaio, zampirone per le zanzare. Faccio colazione, sola soletta, ho fame, bisogna che mangi stamattina. E niente, sto iniziando già a sudare, i capelli si stanno già asciugando, ma vabbè, chi se frega, a un certo punto va bene così. Qui coperta. Ma devi stare coperta. Ma sei stata finora. Come no, coperta? Sì, che sei. E là ci mangiano tutto il sederino le zanzarine. Oh oh. Sai? Allora tira fuori il braccio. Così. Anche l'altro, vai. Oh, visto babbo? Mamma, siamo belle. Che cosa devi vedere? Questa, papà. Chi c'è lì? Chi è quella? Nadia. È Nadia. Ora non vedi perché vede babbo. Che ha fatto Nadia? Non vedo. Che ha fatto Nadia? Ha fatto il ba nie to bagnetto. Aspetta, ci tiriamo un pochino più su, mamma si sta appiccicando tutta sulla sedia. Non vedo babbo, non vedo. Che ti devi vedere? Ti devi guardare? Sì. Sì. E che devi fare che ti devi guardare? Guarda Masha. Guarda Masha, babbo. Hai visto c'è Masha? Guarda. Aspetta, facciamogliela vedere. Guarda, guardate. Abbiamo Masha con la fragola. La fragola grande, vero? Guardate, gliela devi far vedere così, se no lo vedi. Guarda. E poi qui chi c'è? Masha e Orso. Masha e Orso. Aspetta, dov'è? Eccola lì, Masha. È qui piccolina. Vero? Guardate Orso. È grande. È grande Orso, vero? Sì. Orso è grande. Orso. Aspetta, lo vedi anche Masha. Lì. E oggi trova c'è Orso. E lì c'è trova c'è Orso. Ah sì. Guarda. Babbo. Basta. Saluta papà. Ciao. Oggi si mangia la pizza. Pizza surgelata. Sì, lavandino sporco, vabbè, perché la lavastoviglie, la spazzatura da portare via, la lavastoviglie sta girando. E tutto non c'entrava dentro. Ora le lavo a mano queste cose, intanto metto a cuocere la pizza. E poi si va a mangiare, si fa un po' di insalata e per oggi ci arrangiamo così. Ok, allora abbiamo finito di mangiare, fa caldissimo e sto guardando un po' di volantini, un po' di offerte. Nel frattempo sentite parlottare i bimbi, eccoli lì. Vedo Francesco, stanno giocando. Nadia, dove sei? Nadia, eccola. Fammi vedere il formaggio. Guardate quanto formaggio ha preso Nadia. Ah sì, l'ultimo. Tieni. Vai a cucinare. Mamma mia, vieni qua.
No, come ti sei ridotta? No, ma ti sei buttata tutta addosso. Guardate il disastro che ha combinato Nadia. Tutto in testa. Mannaggia a te. No. È che ti dovevo fare il bagno comunque stasera, ma insomma. No, in testa non te lo devi buttare, Nadia. Guarda lì. Appena ti vede babbo ora vedi come si arrabbia. Tutto in faccia. No, amore, così non si fa, però. Capito? No. No, così brutto. Diventi tutta sporca. Capito, amore? Non si fa. Mamma, però io ho cucinato di già. Sì, amore, io lo so che tu hai cucinato. Sei stata bravissima. Dai. È bellissimo questa pappa. È bellissima la pappa. Però ascolti la mamma. Ascolti me un attimo. Un attimino, ascolta mammina. Guarda, questo lo appoggiamo qui. Tu sei stata bravissima. Però amore, addosso non te lo devi buttare, capito? Quando poi diventi tutta sporca. Dopo lo sai che per togliere dalla testa tutta sta roba dobbiamo pettinare i capelli e tu piangi perché non vieni via. Dai, forza. Vai a giocare, dai, bacia, bacia mamma. Sì, amore, sei stata bravissima a cucinare. Vai e giocare. Ti è piaciuta la canzone? Sì. Te lo insegno. Vieni qua, fammela sentire, dai. Aspetta, guarda la mamma. Intanto butto in terra così, poi dopo si pulisce. Vieni qua. No, vieni qua. Sì. Questo non si tocca, ora la mamma lo toglie. Vieni qui. Allora. Sentiamo la canzone. Aspetta, Agnelle. Sentila. E aura. E fa così la canzone? Sì. Ricantacela di nuovo, ascoltiamo. Agnelle. Sentila. E che canzone è? È quella delle principesse. Oh, è bellissima, eh? Sì. Dammi un bacio, anche te? No. Vuoi giocare? Sì. Attenta perché te lo butti addosso. Cosa c'è qui? Sono delle cose. E che cosa? Guardate che belle. Sono E che cosa sono? Le cose, quelle che erano in terra. Ah sì. Sì. Vai a giocare anche te? Vai. Bella la mia patatina. Vai. Opla. Scendiamo. Opla. C'è Nadia che si è riempita la testa di terra. Divertentissimo dopo quando la laverò, però purtroppo bisogna anche lasciarli giocare liberi. E niente, scusate se io mi tocco, io mi tocco sempre occhi, naso, la faccia così. E purtroppo l'allergia, mamma mia, mi porta un sacco di prurito oppure sento degli starnuti, ma che magari non voglio fare, cerco di trattenerli. O magari non riesco a farlo. Dimmi, una coccinella, che bella! E quindi insomma mi gratto in continuazione. Abbiate pazienza, non ho dei tic estetici, sono proprio. È proprio per colpa dell'allergia. Ok, comunque. Sto ripreparando la lista della spesa di nuovo per fare un altro ordine da S lunga. Ora non so se devo decidere se fare S lunga a casa oppure se andarla a prendere io, perché per avere la spedizione gratis o scontata ci sono cose che comunque non mi interessano oppure sono troppo care. Cioè in questo momento ci sono o i prodotti
come si chiamano, cioè Dash, Lenore, però sono cari. Oppure ci sono, boh, vediamo, dei tipi di acqua che però noi non beviamo. Io tra l'altro sono anche pallosa sull'acqua, perché se non ho quella che dico io, sento il sapore di sapone e mi dà fastidio. I gelati, vedete, allora ci sono questi, però sono molto cari e onestamente non trovo la convenienza. Questi tipi di acque, ma noi non le beviamo. Gelati, ma anche questi, la maggior parte sono molto costosi e comunque con una, vediamo, opla, e comunque con una confezione di gelati non ci facciamo niente, perché essendo in 7, molte confezioni ce ne sono 4, in alcuni ce ne sono 6, ma comunque ci manca sempre un gelato. E onestamente spendere 5 euro per 6 gelati, che boh, comunque insomma dovrei spenderne 10 per mangiare tutti una volta, e boh, preferiamo prendere molte volte la vaschetta, onestamente, ma non solo per il prezzo, ma proprio perché vedo i bambini preferiscono, perché faccio frappè, oppure se lo mangiano magari con la brioche e ci fanno merenda. Quindi insomma il gelato così vedo che sì, lo mangiano, ma più che altro sono interessati a quelli piccoli, ecco, se proprio devono mangiare il gelatino sfuso. La birra non la beviamo. Qua ci sono dei cereali e dei succhi di frutta, insomma la bottiglia di succo di frutta costa quasi 4 euro e onestamente ne faccio a meno. E i Pampers non ci servono, anche perché Nadia sta togliendo il pannolino, quindi spero insomma di non aver bisogno di comprare altri pannolini. E quindi boh, quasi quasi andiamo a farci un giro e andiamo a fare la spesa noi. Sono tutte cose insomma che posso andare a prendermele anche da sola. Niente, tutto qua, fa un caldo bestiale e niente di nuovo insomma. Ora vediamo se andiamo a fare la spesa. Voglio provare a fare una ricetta, però non so, ora decidiamo poi in corsa, anche perché uscire tutti con questo caldo, boh, vediamo, ci aggiorniamo via via. Ora intanto finisco di decidere qui e vado poi a giocare un po' con le bimbe. Ci vediamo dopo. Crisi da studio. Chi è che c'ha la crisi da studio? Mi ce l'ha Winnie Pooh la crisi dallo studio. Dai Dani, dimmi. Facci vedere la crisi da studio. Dai mamma, dai. Che c'è? Mi stavo riposando. Riposati. Qual è il problema? Facci vedere quanto sei bella. Che bell'angioletto. Ecco, così lo vediamo meglio. Dai, facci vedere come sei bella mentre ti riposi. No, ma tua sorella, guarda qua, cioè, ha fatto... Ah, il pony, ok. Ha fatto tutto... Cioè, si è rifatta a letto e ha sistemato tutti i peluche. Direi che non c'è mai. Giovane, lo sai che mi devi dare una mano a fare gli armadi? Appuntamento con me, c'ho le prove, sto facendo un video, quindi davanti a tutti lo stai prendendo l'appuntamento. Dimmi un giorno, basta. Ma guarda, a dire la verità basterebbe un'oretta per finire di sistemare queste cose.
e togliere quelle che ci sono dentro l'armadio. Dimmelo te. No, dimmelo te, dillo guardando qua, dillo. Diccelo. Quando vuoi te. Ah, qua si vede anche la scala in camera mia nel mezzo. Che c'è da fare il cambio nell'armadio anche in camera mia. C'è proprio la scala. Quindi? Dimmelo te. Diccelo. No, dimmelo te. No, non lo so, dimmelo te, a parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi, quando te la senti te. Io non la sento mai. Dimmi quando tu te lo puoi permettere. Anche perché voglio buttare via un po' di roba, eh? Nulla. C'è da buttare via un po' di roba di vecchia. Non basta. Quindi? Quindi quando te la senti, vieni e mi dici facciamo. Da-da! Vabbè, va, me ne vado. Ti lascio riposare. Ciao, figlia. Ciao. Ciao, belle gambe. Ci ho ripensato. Ma se scendi giù e ci mangiamo un bel gelatino? Di quelli piccolini. Dai, forza. Che ci si sfoga un pochino sul gelato. Andiamo? E poi ritorni su a riposarti, a studiare, a fare che ti pare. E dai, vieni a mangiarti un gelato. Dai! Dai, andiamo, forza! Forza! Andiamo, se va a mangiare il gelato, forza! Vai, 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 come cade Daniela, vediamo, non è caduta! Vieni, vieni, facci vedere che hai preparato da mangiare. È tutto fermo, è tutto fermo, è morto. Che è successo? È morto. È staccata la ciabatta. Allora, di primo, per me, pasta e funghi. Per me? Sì. Ok. E per me? Mangiamo pasta e funghi, assaggi pure te, eh. Ma è per me, non toccare. Pasta e funghi. E per me? E secondo qualcosa. Aspetta, no, non glielo sciupare. Secondo qualcosa che tu hai detto, la. Badali. Ah, ecco che c'era tutto quella decorazione polverosa. Stiamo a mangiare il sushi, qui che tu fai tutti i disegnini, tutte le cose, guarda lì. E questo che cos'è? Qualcosa. Ah, secondo. Qualcosa di secondo. E per me che cosa c'è? Assaggi pure te ora, eh. Vediamo un po' che cosa c'è. Che cos'è questo? È un sacco da mangiare. È qualcosa da mangiare. Ah, la famosa foglia delle api. No! Ma mi dà noia alla fine. Capito? Sì. Insomma, intervistiamo la studente sotto esame. Dai, dai. Come stanno andando gli esami? Forza? Male. Come male? Non è vero. Non fare l'orale. Mamma, smetti, ti prego. Chi fa l'orale? Gli iscritti come sono andati? Vabbè, le lingue. Buttalo, non qua. Mamma mia. Nell'erba. Italiano? Sì. Ben, dai. Matematica? Ben. No, beh, contando che sei stata l'unica a non copiare. Va bene, no? Ma perché alla fine mi era capitato un prisma con la base del triangolo rettangolo. Certo. Cose sono meglio per il teorema di Pitagora. Che culo! E poi una piramide, vabbè. Una metria solida. Vabbè, intanto è andata anche questa. Zanzara. E quindi ora ci mancano gli esami orali. E poi tutta vita. E poi finita. No, aspetta, musica che devi fare. No, io sono un brano con tutta la classe. Okay. Ma vado il 18. Ah, ok.
18 che lei? Ma non so. Inizia gli esami orali la mia classe. 18? Mercoledì 19. La mia classe ne inizia 18. Giovedì 20. No, aspetta, se tu ce l'hai 21 e venerdì. Lunedì? Lunedì? Lunedì 18, martedì. Oggi 19. E domenica. Domenica 16. Lunedì 17, martedì 18. 19 mercoledì, il 20 è giovedì, 21 venerdì. Ho fatto dei conti finora, mamma mia. Ma se mamma prima andava bene, meno male, perché se no oddio è poco. Insomma, niente, va, finiamo di, stiamo parlando di cose particolari che si potrebbero fare durante l'esame orale per stupire, diciamo, i professori che vogliono essere stupiti. Ciò della serie gli hanno detto stupiscimi, e quindi stavamo ragionando di che cosa poter fare di particolare durante l'interrogazione. Vediamo un po'. Comunque, vabbè, continuiamo a parlare. Ciao! Ci hanno suonato anche il campanello, vai, andiamo! Ciao! Eccoci qua, lo strozzo oggi, eh? Almeno siete testimoni mentre lo strozzo. Allora, dicevo, ho mandato mio marito al volo all'Eurospin, non fare lo scemo. Ho detto... E tu sei mio marito, e chi è mio marito se no? Come boh! Comunque, ho mandato mio marito al volo a fare la spesa. Ehi, ne hai comprato, eh? Hai preso anche il prosciutto? Sì. Ma c'è il crudo. Comunque sì, vabbè. Non fa niente. Prosciutto crudo. Ne hai preso? Due. Uno. Due per ogni tipo. E due. Salame ungherese. Un salame, due salami. E siccome sono un grande salame, ho preso due tipi di salame. Ok. Ah, quello salame Milano. Sempre due. Se pareva che non era al contrario. E il prosciutto cotto, allora il salame era in offerta, il resto? Tutto a un euro e un quarto. Un euro e? E 15. No, no, ma il salame forse costava meno. Non mi ricordo. Il salame era in offerta, poi dobbiamo stare piegati. Dobbiamo fare i nani. Comunque vabbè, poi il formaggio grattugiato ne ha presi due. Poi 10 panini tartaruga. Aspettate. Oppla, le tartarughine che sono buonissime. Uno e due sacchetti. Oppla. Poi qui che c'è lo scontrino. Però hai preso. Ma perché solo una? Tu hai pasta sfoglia, mi hai scritto una. Ma no, una. Vabbè, comunque, è una pasta sfoglia. Ne servivano di più, amore. E me lo potevi scrivere che te ne servivano di vabbè, più. Vabbè, non fa niente, non ti preoccupare. Ci arrangiamo anche con ma non hanno facciato dall'Eurospin. Addirittura. Ah, perché chiudono e poi riaprono nel pomeriggio. Comunque, teglie rotonde, che adesso facciamo la ricetta della torta salata con la ricotta salata e gli spinaci. Mm-hmm. Poi poi c'è? E qui c'è le salsicce. Ah, poi vabbè, c'è la salsiccia presa due dalla macelleria, 2 kg di salsiccia e 4 specie di cos'è? Simmental, era quella in offerta di 200 grammi. C'è scritto sopra carne in gelatina, questa sera. Comunque vabbè, carne in gelatina, sì, Simmental. E e poi ha preso due pacchi di uova. Il problema è che da 15. Il problema è che un pacco di uova è sotto la fotocamera. Come lo facciamo vedere? Vabbè, uno e poi basta questo, lo rialzi, sono due. Vi faccio vedere. E l'altro è qui perché ho fatto le acrobazie per poter tenere la fotocamera ferma. Per poter tenere la fotocamera che ora ondeggia sul cappuccino, sul pacco del cappuccino finito. E le uova, è l'arte dell'arrangiarsi. Comunque, adesso mettiamo via tutto e facciamo la torta salata, se no non si bagna. Ciao! Ci siamo dimenticati, c'erano pure le patate. Il sacco da, cos'è questo, 2 kg? Non lo so. 2 kg e mezzo? Non me lo riporto. 2 kg!
le patate che le facciamo insieme alla salsiccia più tardi. Ok? Andiamo a sistemare tutto, dai. Smetti di farlo scemo. Ciao! Allora, adesso io, questo omino qua, la donnina piccolina, anzi mezzana, che è andata un attimo su in bagno, e il marito, se lo recuperiamo, aggiustiamo tutta questa confusione, questa. Ora qua ho già pulito l'altro giorno, ho tolto lo stretto, ma questo straccio qui l'ho cambiato, ho pulito tutto. Qua c'è da sistemare, qui c'è da sistemare, qua c'è da sistemare, tutto da sistemare. A parte le cose in alto lassù che sono già tutte sistemate dentro le scatole. Ci sono cose di Natale, ci sono le cose dell'estate, tipo, opla, tipo la borsa termica, e gli aggeggini per fare il ghiaccio, insomma ancora non le usiamo queste cose anche se fa già caldo. E quindi niente, e quindi adesso ci diamo da fare, svuotiamo tutta la dispensa, rimettiamo tutto a posto, anche se il cibo nelle scatole, queste cose qui le ho già fatte, insomma via via rimettiamo i biscotti, laviamo i contenitori e sistemiamo tutto nei contenitori, giusto? Se no la mamma si arrabbia, vi mangia, perché mi arrabbia appunto, quindi niente. Adesso aspettiamo il marito e poi ci mettiamo a sistemare. Ah, manca pure Eva. Aspettiamo pure Eva e ci mettiamo a sistemare la dispensa. A dopo. In più dobbiamo aggiungere altre due mensole di queste, perché così ho un sacco di spazio sprecato. Vi faccio vedere, tipo qua, che c'è di tutto un po'. C'è proprio, mamma mia. E quindi aggiungiamo una mensola, insomma sistemiamo un po', ora vediamo. Poi se ci mancano dei contenitori o insomma cose, andiamo a comprarle via via. Vediamo un po', anche perché siamo partiti in un modo e poi via via usandola abbiamo aggiunto, abbiamo modificato, abbiamo spostato. E quindi diamoci da fare, forza e coraggio. Thank you.
già spostati i violetti per la mensola? Tanto alle mani. Ok. Sì, ora poi la riportiamo via, provala solamente. Perfetto, ok. Ancora possibile mettere un buco. Un altro? Ma siamo troppo precisi se ci sono delle scatole di cereali o qualcosa di più grande. Okay. Quindi va benissimo così. Ora dobbiamo decidere se mettere le scorte lì e la pasta più giù. La pasta là sotto mi rimane troppo bassa, quindi vorrei alzarla. Ora vediamo un po'. Caldo? No. Questa è la situazione, svuotata la dispensa. La tavola è piena. E adesso dobbiamo controllare per sicurezza tutto quello che, insomma, si può ottenere, se c'è qualcosa da togliere, anche se in teoria lo facciamo via via. Però, insomma, come vedete ci sono le uova di Pasqua, ci sono, insomma, una serie di cose. Tendiamo a tenere una scatola per il dolce di scorte e una scatola del salato, che è quello che abbiamo provato per vedere la misura della mensola. Poi, insomma, cereali, queste cose qui le facciamo via via quando lo riempiti l'altro giorno che abbiamo fatto la spesa, e avete visto anche lo svuota la spesa dei cereali e di altre cose, di questi cornetti, insomma, queste cosine qua. Quindi questi li laviamo via via e li riempiamo. E qua c'è da controllare, insomma, un po' di cose. Quindi all'opera. Prendiamo il contenitore della pasta e vediamo di fare una misura decente per i contenitori. Allora, adesso stiamo preparando le etichette da mettere sui barattoli. Nel frattempo i bambini litigano. Sì. E niente, stiamo, insomma, mettendo le etichette. Dov'è che non metta fuoco? Ce la fa? Sì. Etichette per i barattoli della pasta, per le farine, tutto quanto. Siete pronti? L'etichettatrice, che cos'è? Ah, ok. L'etichettatrice è quella che abbiamo preso tempo fa da Lidl in offerta. E niente, continuiamo a sistemare la dispensa e ci vediamo dopo. Ti stai divertendo, vero? Eh? Ti stai divertendo? Tantissimo! Sì, bambina al parco giochi, da morire. Ok, torta salata pronta. Adesso si taglia e si mangia. È già freddata, eh? Si è già freddata, quindi già si può mangiare. Ora vi dico anche com'è, tra un po' sentiamo anche il parere degli altri. Eccola qua, l'ho tagliata e all'interno è così. Ora l'assaggiamo e sentiamo il parere degli esperti, diciamo così. Vai! Allora, abbiamo sistemato la dispensa. Qua c'è il caffè, qua ci sono le bustine dello zucchero, la bilancia, i grembiuli e i guanti delle bambine, con tutte, con delle scorte di oipla, ce la facciamo? Sì, qui ci sono le scorte dei bicchierini e delle palettine per il caffè, le microonde. Qua non è cambiato niente, anche perché avevo già pulito. E vabbè, qua ci stanno le bottiglie fatte, insomma, da mia mamma, di salsa di pomodoro, più c'è qualche latta di pezzettoni, sacchetti, che qua devo comprare delle scatole per mettere i sacchetti già staccati dal rotolo per i ragazzi, perché tutte le volte sennò me li strappano. Qua c'è l'olio che nostro, dei nostri ulivi, che la mia mamma mi porta tutti gli anni. Ora è rimasto solamente un bidone. Qua ci devo mettere, ora decidiamo un'altra cosa, insomma, un'altra scatola, vediamo un po'. Qua abbiamo travasato, appunto, l'olio che c'è lì c'è anche l'olio di semi per friggere, latte che dobbiamo andare a ricomprare, la scatola che usiamo per portare le tazze, le cannucce, queste cose qui, tovagline. Dietro non so se si vede, eccolo lì,
dove teniamo le cose per portare a tavola. Vediamo se mette a fuoco, eccolo lì, per fare la colazione. Qua teniamo le tazze, i piattini, ora il resto, quello che manca in lavastoviglie. Qua ci sono i pacchi di biscotti che vengono aperti e magari avanzano, invece di lasciarli nel pacco dei biscotti le mettiamo insomma nei sacchetti dell'IKEA, quelli che insomma che chiudono. Qua ci sono dei cereali, dietro ci sono, vediamo se ce la facciamo, altri cereali, biscotti, anche qui devo comprare altre scatole. Qua ho i sacchetti, quelli appunto di IKEA che vi dico, con la chiusura ermetica. Dietro ho tutta la scatola con le cose per fare dolci e candeline, vedete? Ho messo anche le etichette dolci e compleanni. Ci sono candeline, decorazioni, insomma. Poi ripartiamo sempre dal basso. Qua abbiamo la scatola con tutta l'acqua. Ancora continua, ma non ce la faccio a tirarla tutta fuori. Chiudiamola. Ok. Qua ho messo una scatola con tutti gli asciughini e le tovaglie. E ho solamente 3 cassetti, li uso per altre cose, quindi le ho messe qui. Qua, non so se riesco a farvelo vedere, tengo i pezzi del bimbi e le teglie d'alluminio, e ora ci devo mettere altre cose quando poi sistemo la cucina. Qui abbiamo messo la farina per pizza, abbiamo messo l'etichetta. Dietro abbiamo messo, in un barattolo più grande, la farina 00, e dietro c'è un barattolo vuoto. Qui c'è il come si chiama? Decalcificante, ecco, non mi veniva il nome, per la macchinetta del caffè, un barattolo vuoto, le noci, i carciofini fatti arrosto, fatti sott'olio, le magie, come le chiamano le mie bimbe, sarebbero le cannucce. Vediamo se riesco a farvele vedere, eccole qui, alla fragola per bere il latte. Qua abbiamo messo, vediamo se riesco, i saccocci, questi qua, lo zafferano, il vino bianco e rosso, altri carciofini, il caffè, la simil simmental che vi abbiamo messo nello svuota la spesa di stamattina, sale, bicarbonato, ancora farine che ora poi metterò nell'altro barattolo, farina Manitoba, e il lievito, quello secco, per pane, pizza. Oppia. Il dado granulare alle verdure, dado granulare classico, un'altra alle verdure, dove la salsa rosa che i miei figli adorano, queste che l'ha lasciate praticamente mia mamma quando è venuta. Noi non le mangiamo, comunque tanto devono tornare, quindi se le mangeranno loro. Anche queste, le sardine, se le mangeranno sempre loro. Insomma, qua abbiamo messo i contenitori con la pasta. Abbiamo scritto la cottura, ci sono i fusilli. Come si chiamano? Celentani, mi sembra. Qui ci stanno le mezze penne che adesso sono terminate. E qua dietro c'è la pastina, minestrina. Dietro devo comprare altri barattoli, che ci devo mettere le scorte. Qua dobbiamo ricomprare nuovi barattoli, il riso da aprire, qui uguale ci sono, opla, le tagliatelle, ma dobbiamo comprare il contenitore per metterle via. E poi vediamo se riesco, opla, a farvi vedere. Un po' complicato. Qua abbiamo messo le scorte delle cose dolci e le scorte delle cose salate. Non so se riuscite anche a leggere l'etichetta, ma io mi devo arrampicare per farvi vedere.
Opla. Beh, poi lassù, come vi avevo già detto, ci sono scatole di Natale, pannolini di scorta che mi sa che regaleremo perché Nadia sta togliendo il pannolino, i bicchierini famosi che vi dicevo che devo tirare giù, le salviettine per i bimbi, lo Scottex. Ah, qua dovrei aggiungere una mensola. Sì, qua c'è sempre la lampadina, dovremmo sistemare. Qua ci sono delle medicine, degli integratori, salviette, quelle oftalmiche che uso io. Ma tanto i bimbi, ma le uso io di più. E medicine, insomma, che ci servono a portata di mano, che prendiamo tutti i giorni, il cortisone, cose insomma che uso io per l'allergia. E questi contenitori, non so, ora decideremo se li butto, boh, non lo so, ora vediamo un po'. Comunque, questa è la sistemazione della dispensa. Le due mensole che abbiamo preso, alla fine non le abbiamo usate, però ho un altro scaffale dove i ragazzi tengono i libri e boh, vediamo se li usiamo lì o vediamo se le metto qua in questo spazio qui, ne metto due, insomma ora vediamo un po'. Poi tanto devo rifare la spesa, quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Chi c'è qui? Chi c'è? Io. E tu chi sei? Maria e Bel. Ah, sei Bel, non sei Maria Chiara? No. No, io ho una bambina che si chiama Bel. E Maria Chiara dove è andata? Non c'è. Non c'è, è andata via, tira giù quella maglia. Saluta un po'. Ciao. Dai. E ok, quindi per adesso dispensa finita. La tortina salata è venuta buona. Sì. Mamma. L'ha ancora. C'è un po' da finire di sistemare, ma è tutta roba che dobbiamo buttare. Hai sete? Aspetta che la mamma ti dà l'acqua. E allora diamo l'acqua a Maria Chiara e ci vediamo più tardi, via via. Ciao a tutti. Nadia. Sonnino? Ma non è Sonnino? Tani sonno?